Un cordiale buongiorno a tutti in questa domenica 18 giugno. Ne sentì compassione. È il versetto che mi piace offrire per la meditazione di oggi, visto che Gesù vede le folle e appunto prova una compassione per loro, perché si accorge che sono perdute, sono disperse, manca loro una guida. Hanno bisogno di un pastore. Certo, egli si offrirà come colui che guida alla vita, si mette al servizio della vita, ma è nel progetto di Dio. C'è davvero un desiderio di accendere vita attraverso altre persone, quei discepoli che saranno poi apostoli. E così di generazione in generazione alcuni che saranno un segno della sua presenza di pastore per l'umanità. Insomma, Gesù non vuole quelle folle perdute nell'anonimato, tristi, angosciate, disperse, senza alcun riferimento. Occorre far risuonare il Vangelo, la bella notizia, e far riscoprire la propria vocazione e missione, tant'è che il Maestro oggi chiama a sé quei discepoli ricordando che la messe è abbondante, cioè c'è tanto lavoro, ma gli operai sono pochi. Chi desidera servire i fratelli e non servirsi dei fratelli, chi desidera agevolare la vita, senza appesantire la vita degli altri. Chi si accorga, insomma, di aver ricevuto tutto da Dio, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, sapendo che nella logica della grazia non si compra la salvezza, non si compra Dio, non si può pensare nemmeno di accaparrare il favore di Dio attraverso delle pratiche, anche religiose. È necessario aprire gli occhi di fronte al suo amore, riconoscere la sua visita, riconoscere i suoi doni. Solo quando ci si accorge riempiti del suo amore, della sua misericordia, della sua fiducia, solo quando si comprende di aver ricevuto troppo da Dio, allora ci si rimette in gioco. Si desidera offrire una risposta al Dio che ci chiama, mettendoci al servizio, anche consacrando tutta la propria vita per una missione, che è quella di guarire davvero l'anima, guarire i fratelli, rimetterli in cammino nei sentieri di gioia vera. Sì, in fondo, quando ci si accorge della visita di Dio, di questo amore nella propria vita, si vince la propria paura, perché l'amore è più forte della paura. Vogliamo pregare oggi che ci siano uomini e donne così, che sappiano vivere il servizio per il regno dei cieli e che davvero tutta la collettività possa beneficiare di questi amici di Dio che ci aiutino a riscoprire come tutti siamo chiamati a ristorarci dal cuore di Cristo, a ristorarci del suo amore, per essere figli benedetti al servizio della benedizione di Dio, al servizio della vita piena. Buona domenica a tutti.